Vuoi un cupcake, amore mio? Avete voglia di un cupcake? Non può essere Paul? Non posso crederci. Dannazione. Cosa c'è, amore mio? Devo fare qualcosa all'aperto. Non andare da nessuna parte, ok? Aspettate qui. È una buona cosa, vero? Nessun problema. Mayara, guardami. Lasciati andare, Paolo. Non ti aspettavo qui. Osi toccarmi e darmi una scusa qualsiasi. Si vede dal tuo viso che hai paura. Sembra che tu abbia visto un fantasma. Per quanto tempo ancora mi prenderai in giro? Non fare rumore. Non parlarmi così davanti alla ragazza. Almeno possiamo parlarne a casa. Naturalmente. Cogliete l'occasione per coinvolgere nella discussione anche la vostra amante. Come sei patetico, Paolo. Con te non metterò mai più piede in quella casa. Cosa farete? Hai intenzione di lasciarmi questo? Lo farò. Per l'amor di Dio, lei non significa nulla per me. Non c'è bisogno di farlo. Ah, non significa nulla. Quindi hai buttato via la tua famiglia per tutti questi anni per niente, Paolo? Mayara. Non osare seguirmi. Non voglio più parlare con te. Mayara. Lasciami in pace, Paolo. Mayara, non puoi lasciarmi andare. Senza di me non sei niente. Quindi cosa farete? Morirai di fame, Mayara? Allontanati dalla macchina, Paolo. Mayara, spegni subito la macchina. Spegnere la macchina. Togliti di mezzo o non risponderò per me stesso. Ehi, Paolo. Amore, che succede? Amore, ti ho detto di restare lì. Non dovevi venire qui. Ah, quindi l'hai portata a fare shopping? Se fossi in te, andrei al negozio e chiederei un rimborso, perché ti costerà molto. È un bene che tu abbia un buon alfabeto. Ah, anche se sono sua figlia, non si preoccupi. Non vi dirò che siete andati a comprare una sigaretta e non siete più tornati. Mettetela, per l'amor di Dio. Parliamo, per favore. Mayara. Mayara. Oh, signora Beth, mi dispiace. Sei in ritardo di 20 minuti per la nostra riunione più importante del semestre. Oh, signora Beth, mi dispiace. È come se non bastasse, questa settimana è già la terza volta. Lo riconosco, signora Beth. È perché ho dei problemi a casa, figlia mia, mi dispiace. È perché la mamma è in ritardo, lo sai. Signora Beth, ho dovuto lasciarla, ma Mrs. Beth, temo che ora non sarà più così, figlia mia. Sapete quanto sia importante questo incontro per noi? Abbiamo impiegato mesi per organizzare questo progetto. Lo so, signora Beth, e mi scuso, ma ho portato tutto, capisce? È tutto qui. Non sarà necessario, Mayara. Non posso permettere questo tipo di atteggiamento. Amore mio, vieni qui con la mamma. Credo sia meglio che ti licenzi. Signora Beth, la prego, non lo faccia. Non potete licenziarmi. Purtroppo ho una figlia da crescere. Non posso perdere questo lavoro. Sì, solo qualche minuto, eh. In ritardo. È il chiaro di luna, amore mio, non toccarlo. Vieni qui. Vi prometto che non succederà più. Per favore, non licenziatemi. Non ho soldi per mantenere questo bambino. Sì, Mayara, credo che sia meglio che tu trovi un lavoro in cui puoi destreggiarti tra gli orari. Ecco fatto. Sai una cosa, Mayara? Non mi avevi detto che eri un ottimo pasticcere? Penso che dovresti aprire una pasticceria tutta tua. Sarei il vostro primo cliente. Sarei lieto di aiutarvi, ma questo non fa per voi. Capisco perfettamente, signora Beth. Bene, allora è tutto. Mi dispiace, ok? Oh, ora mi dispiace. Non preoccuparti, amore mio. Farò di tutto per prendermi cura di te. Non mi lascerò sfuggire nulla, ok? Concentriamoci, mangiamo. A volte la vita ci pone di fronte a ostacoli che riteniamo impossibili da superare. Sentiamo l'angoscia del fallimento, ma la nostra perseveranza è ciò che ci fa andare avanti. Ricominciare è molto difficile. La cosa più semplice sarebbe lasciare tutto com'è. Ma dobbiamo osare e rimboccarci le maniche. Con impegno e fermezza facciamo grandi passi avanti verso la nostra carriera e la nostra felicità. E i sogni si avverano, sai? Edificio. Ed è lì che ci rendiamo conto che tutti i nostri sacrifici, tutti i nostri sforzi
tutto il nostro sudore a favore dei nostri sogni, del nostro futuro, della nostra felicità. Ne vale la pena, sai. Alla fine, quando ti guardi indietro e vedi tutto il viaggio che hai fatto, tutto il viaggio che hai percorso, che è molto utile